In questo momento tu stai dormendo, stai sognando. Sì, questa è una seduta diversa dalle solite che facciamo, quando ancora ti devi addormentare. Sì, proprio così. No, questa notte non farai brutti sogni, non farai incubi. Sognerai solo me. Quindi ho intenzione di coccolarti, tutte le energie negative. Farti tante tante coccole che ti permetteranno proprio di recuperare bene le energie, quindi migliorare la qualità del tuo sonno. E domani, quando ti sveglierai, mi farai sapere. Ormai lo sai che per me l'atmosfera è bella, speciale, soprattutto quando c'è un aroma di quelli che ti trasmettono. Anche nei sogni puoi sentire i profumi. Questa candela profumerà solo di ciò che più ti piace. Perché siamo nel tuo sogno. Quindi sarà tutto come piace a te. Non c'è cosa.
Voglio anche metterti poco 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 di olio sulle labbra, perché ce le hai un po' secche. Questo potrebbe aiutarti. Così. Un po' di acqua termale. Per darti sollievo in queste calde giornate. Come va adesso? Meglio? Sono contenta. L'appoggio qui adesso e devo farti assolutamente delle dolci, dolci, dolci carezzine con questo pennello. L'unica cosa che devi fare è lasciarti coccolare da me. Senti la morbidezza e la delicatezza di queste setole.
Adesso un pochino. Sì, iniziamo dall'inizio. Chi sono i romani? Padronisce della città. Roma vive un periodo di grande prosperità, ma nel 509 a.C. i latini cacciarono il re etrusco troppo autoritario. Grazie alla organizzazione militare, i romani ampliano il loro territorio. Sono poi in grado di assicurare la pace nelle terre occupate. A poco conquistano l'Italia, poi tutto il perimetro del Mediterraneo. Vediamo ciò che racconta la leggenda. Roma è stata fondata nel 753 a.C. dai gemelli Romolo. I gemelli Romolo e Remo, di nobile famiglia. I gemelli, appena nati, sono gettati nel Tevere dallo zio, che vuole regnare al loro posto sulla città di Alba. Ma una lupa scopre il cesto che contiene i due bimbi e che si è incagliato sulla riva e li allatta finché un pastore li raccoglie. Diventati adulti, decidono di fondare una città. A Roma. Un presagio designa Romolo come re di questa futura città, ma Remo gli contende questo onore. Romolo uccide il fratello e diventa il primo re di Roma. Vediamo cosa leggere. Augusto, Nerone, Pompeo, Cesare. Iniziamo però a leggere il potere. Dopo il periodo della monarchia, durante i primi decenni della loro storia, i romani non vogliono più saperne del regno di un solo uomo. Instaurano la Repubblica. I poteri si sono divisi tra il Grazie.
sono i cittadini nobili e ricchi che ricoprono le cariche più importanti, ma il potere crescente dei generali mette fine a questo sistema. Durante l'impero, anche se il Senato non viene sciolto per salvare le apparenze, è di nuovo un solo uomo che governa, l'imperatore. Sotto la Repubblica, i cittadini romani, di cui non fanno parte le donne, i bambini e gli schiavi, si riuniscono nei comizi, cioè assemblee del popolo, nelle quali si eleggono i magistrati. I magistrati hanno compiti diversi. Due consoli eletti tra i membri del Senato dirigono l'insieme degli affari pubblici. Due censori compilano le liste dei cittadini romani e possono escludere dal Senato quelli che hanno violato la legge. Gli edili si occupano dell'ordine pubblico e organizzano i giochi pubblici. Il Senato, che comprende da 600-900 membri, si riunisce di solito nella curia, che si trova nel foro. È composto da ex magistrati eletti a vita, di solito molto ricchi. Prepara le leggi che verranno votate dai cittadini, si occupa della finanza. Leggiamo qualche riga di Cesare, perché vedi, comunque, essendo un libro per bambini, Splendore non è alquanto approfondito, però è molto carino. Cesare, di nobile famiglia, diventa magistrato molto giovane e console a 41 anni, nel 52 a.C., al termine di una lunga guerra. Ormai la Gallia è provincia romana. Ma non si ferma qui. La sua ambizione è impadronirsi del potere a Roma. Ciò che riesce a fare sconfiggendo il suo nemico Pompeo e i senatori che lo sostengono. Qua c'è Pompeo, ma leggiamo Augusto. Ottaviano, figlio adottivo di Giulio Cesare, diventa il primo imperatore romano nel 27 a.C., con il nome di Augusto, che significa venerabile. Mantiene formalmente le istituzioni della Repubblica, ma in realtà il potere è solo nelle sue mani. Alla sua morte, nel 14 d.C., viene innalzato al rango di vero dio. Nerone. Sua madre, Agrippina, moglie dell'imperatore Claudio, non indietreggia né davanti agli intrighi né davanti ai delitti per farlo salire sul trono al posto di Britannico, il legittimo erede. Nerone regna dal 54 al 68 d.C., all'inizio dà prova di una certa saggezza sotto l'influenza del suo precettore, il filosofo Seneca. Poi si lascia trasportare dalla frenesia del potere che lo porterà ad assassinare tra gli altri anche la propria madre. Leggiamo un po' di vita a Roma. Il villaggio di Capanne degli inizi è diventato la capitale di un impero. Roma, la città dei sette colli, attraversata dal Tevere, si è da poco a poco estesa e arricchita di costruzioni. Nel secondo secolo d.C. conta più di 1 milione di abitanti, nelle vie strette e in sbocca in una spiaggia dagli edifici imponenti. Nel corso degli anni sono stati costruiti templi, palazzi, acquedotti, teatri, circhi. Le grandi città delle province imitano la loro illustre capitale, di cui ammirano il fasto.
case dei ricchi. I romani, fortunati, si fanno costruire comode case a un solo piano, le cui aperture si affacciano tutte sul cortile interno, nascosto agli occhi dei passanti. Sotto l'impero, alcune di queste case hanno persino il riscaldamento centralizzato. Sono riccamente decorate, il pavimento è coperto di splendidi mosaici, i muri di pitture che rappresentano dapprima soggetti architettonici, poi scene della mitologia. Le insule. Roma ha un numero di abitanti sempre più grande. Dove alloggiarli tutti? La città si estende, ma non basta. Gli edifici pubblici e le ville dei ricchi romani occupano uno spazio enorme. I poveri invece vivono ammucchiati nelle insule, alti edifici dall'aspetto moderno, in cui affittano un appartamento. Non ci sono però né camino per riscaldarsi né acqua corrente. Le finestre e i balconi si affacciano sulle strade strette e rumorose, dove il sole non arriva quasi mai. Il pian terreno è spesso occupato da botteghe. Di questo era un po'. Argomenti storici molto interessanti. Adesso, con questa piccola ametista, ti inizia ad eliminare bene, bene, bene tutte le energie negative, tutte le energie negative. Questa pietra le sta assorbendo e sta facendo anche in modo che io possa rimuovere
ti auguro niente.